Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo tanto tempo ragazzi. Ieri sera è stato finalmente pubblicato questo terzo episodio che si intitola Wastelands. L'ultima volta ragazzi eravamo dovuti andare via dalla casa dei nostri nonni perché purtroppo la polizia del posto sembrava aver scoperto qualcosa, per cui abbiamo salutato anche il piccolo Chris che avevamo già incontrato di Awesome Adventure of Captain Spirit, per cui non perdiamo più tempo ragazzi, andiamo a incominciare questo terzo episodio. Dopo così tanto tempo si torna finalmente su Life is Strange, magari neanche tanto tempo ragazzi, però sapete quando uno aspetta con tanta impazienza una cosa sembra che il tempo veramente non finisca mai e non passi mai. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick. So they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. But the old wolves helped the brothers escape. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south, to the distant homeland of their Papa Wolf. Sì, era finito così. Avevano preso un treno. Ogni volta questi disegni mi lasciano veramente senza fiato, sono bellissimi. E si stanno dirigendo ragazzi verso sud, rotolando verso sud, chissà poi perché sempre a sud. Ok, sentivo il silenzio, dicevo forse ci sarà qualche brano protetto da copyright in quanto io ho attivato l'opzione per togliere direttamente i brani coperti da copyright.
No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Ok. He's so busted. Stavo dicendo, deve essere un flashback, quindi 3 mesi prima dell'incidente. Perché mai dovrebbero farci rivivere qualcosa che è successo prima? Chi lo sa, ragazzi? Cominciamo a guardarci Shit. Intorno. I can't wait for the show with the whole crew. Ok, un biglietto per un concerto. Apriamo il nostro comodino. Cosa ci sarà mai? Sacchetto d'erba? Man, that would fucking kill me if he found this. Già, lascialo dentro il cassetto, va? Non si sa mai. I hope they don't expect me to remember all this when school starts. Ma è ovvio che se lo aspettano. Allora, un buono regalo. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Oh, buono regalo. Gioca tutto quello che vuoi per un'ora. Interessante, che figata. In un'ora puoi giocare parecchie cose. Lettera d'accompagnamento. So much bullshit. But I got phone and party bills now. Una lettera, diciamo, per... cioè, di proposta per farsi assumere, in pratica. Ok. Need to put on the patch I bought last week. Sicuro, sì. Vabbè, direi di ficcanasare giusto un altro poco intorno. Eccola qua la toppa, forse di cui parlavo. At the skate park last week. Now I need to sew it on. E poi andare a beccare Daniel. That thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Vabbè, andiamo fuori, va. Daniel, chissà che caspita mi ha preso, scusa, che è entrato così di nascosto. Of course. Like I want to play fucking hide and seek. Non sarebbe stato così semplice, mi pare ovvio. Rotoli di carta igienica, madonna, lettera per Lila. Man, my brother's a little player. Lila. Che tenero, dai, almeno già un gentiluomo. Vediamo che altro c'è qua sotto, regalo. Gift from Lila. Ah. Daniel never got so close to proposing. Addirittura. Peluche, mattoncini, madonna quante cose, raga. For a girl in the eighth grade, but I chickened out. Anche perché è abbastanza orribile, scusa se lo dico, però non è proprio sto top. Have a clue she hated all of us. Della madre, giocattolo inquietante. Ma perché Daniel c'è sempre queste cose inquietanti? This thing is so cheap and ugly. Madonna, sei brutta. Ma come ti piace un sacco? È veramente orribile. Cioè, dire che è orribile è dire poco, secondo me. Pagella, wow. Dad confiscated the play box after that. Ovviamente. Daniel was a total rage ball. Ai ai ai, non è che va un granché bene, sto did this disegno. For Daniel's birthday. Ovviamente. He was so happy with it. Stavo per dire, l'avrà fatto di sicuro Sean, figuriamoci. Foto del laser beam. Ah. So lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. Vabbè, dai, sono carini. Comunque Daniel non è qui. Daniel! Ehi! Sei qui dietro? No. Ovviamente, non può essere nei primi due posti in cui cerchi. Mi pare ovvio, scusa. Daniel! Dove caspita sei? Eserciziario. Dai, non c'ho tempo per ste cacate. Dove diavolo è? Lettera di papà? I would have been pissed if I was there. Asshole. Ah, il vicino gli ha mandato una lettera dicendogli che non doveva denunciarli. Insomma, sì, ok, era sabato sera, ma di sicuro stavano facendo un cavolo di casino. Giustamente la gente magari che vuole dormire ci avrà il diritto di dirti o smettila di far casino, scusa. Hope he does it again. So I can come this time. Minchia, sto vicino è proprio un rompipalle però, eh. Daniel, devi essere qua per forza, dai. Ma che è? Una cosa da film horror questa? Oh, altro che il trailer di It di oggi. E qua. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah! I'm not fucking around anymore. Got it?
Fai in modo che si colpisca da solo. Are you listening now? Oh, piano, piano. Thou shall not enter thy brother's room. Oh! What the fuck? Nice job. You started it, Bubble. What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! Stavamo solo giocando. Che cazzo? Oh, che totally lying. Enough! You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. Scusa. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything. Uh-huh. Let's talk. Ugh, now. This is so stupid. It's bullshit. Okay. Calma. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. Also, I know that, and I do look out for him, I swear, but he's a little brat. So were you, and you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Ho capito. Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Ese es mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Che bisognerebbe, ragazzi, imparare a dare importanza a quello che ci dicono i nostri genitori. Perché, cioè, perlomeno quando si è adolescenti, ragazzi, certe cose non si capiscono, sapete? Quindi bisognerebbe capire e sapere che è importante. Can I come in? It's the big bad brother. No! Stay out! Non entrare. I said no! Get out! Whatever! I'm not listening! La 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 la! I Come don't on, hear dude. Anything! La la la! Proviamo ad usare il disegno. Whoa! Don't know who drew this, but it's totally rad. Hey, Daniel! Why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Leave me alone! Oh, dai. Usiamo il giocattolo inquietante. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad, aim the gun. So what?
You still won. Because of me. Why are you still here? Oh, coraggio, piccolo. Hey. That's cool. Did you make it? Be careful! Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay if I sit down? So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself, since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. Oh. We don't do anything. Daniel, I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot, like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! Oh. This is so cool! I'll keep it forever and ever. Che tenero. Come fai ad arrabbiarti? Che palle! Io non posso tanto capire questa questione, ragazzi, fratello piccolo, perché io sono la piccola di casa, quindi effettivamente non so cosa significa avere uno più piccolo di cui prendersi cura, tra virgolette, di cui preoccuparsi. Deve essere bello e difficile allo stesso tempo. Poi mi sa che siamo al giorno d'oggi, eh? Oddio, non riuscivo a capire chi fosse. È Sean, ma c'ha i capelli uguali a quelli di Daniel. Ho detto, oh, what? Quanti mesi sono passati? Man, Beaver Creek feels so far away. Oh, il mantello che gli ha dato Chris. He doesn't talk about it, but I know Daniel really misses Chris. L'orologio famoso. Guess he doesn't care about it anymore. No. Oh. Come fanno i bambini con tutte le loro robe? We used to have big rooms. Now all our stuff fits in a bag. Lettera di Karen. Daniel keeps reading it again and again. I told him not to count on her. He won't listen. Lui penso che insisterà fino a, cioè, allo sfinimento su sta questione della madre. Another month. We'll be hooked up for Mexico. Un mese. In che senso? Ancora un mese. Still can't believe we ran into the guys again. Ah, erano. Talk about fucking fate. Erano quei due ragazzi che avevamo incontrato al mercatino. Era chiaro che sarebbero stati personaggi comunque importanti, perché se no non avrebbero mai dato tutto quello spazio a degli altri personaggi, ovviamente. Yep, I'm a real man now. Kind of. Più o meno, dai, le prime barbe, diciamo.
Hey, bedhead. Had a good sleep? Oh, hi, yeah, I did. Thanks. Nice. Okay, I better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. Okay. 2 mesi dopo Beaver Creek, ok. Hey, Sean. Breakfast time. Sì, sì. Arrivo, arrivo, Datemi un attimo. L'attimo di ambientarmi un secondo e vedere che diavolo è questo posto. Tenda di Finn. Madonna. Glad somebody's getting some action. Vabbè, almeno lo fanno sicuro, scusa, perché qua. Weird to see him younger. Finn looks so innocent. Quando si è piccoli. Can't tag a train without paint. Graffitaro. I thought I liked weed, but this guy's on a whole nother level. Cos'è? Non so manco cos'è, ragazzi. Allora, vabbè. Io sarei più curiosa di sapere anche dov'è Daniel, effettivamente. Questo dovrebbe essere il cesso. Cos'è sto barattolo qua abbandonato così? Non lo so, barattolo, secchio, come lo... Non è proprio un barattolo, oddio, è più grande di un barattolo, quindi non lo so. Rifiuti. Jeez. She's way messier than me. È la tenda di... Di quella che andava a zinne al vento? Tenda di Cassidy. That girl is even more of a sleepyhead than I am. Ah, ma sta ancora dormendo. Boh, non lo so, vabbè, fatto sta. Gotta have backup signs. Sicuro, guarda. Se poi è gigante, che fighi sti alberi, ragazzi. Ancient and majestic. Sarebbe bello vederli dal vivo, devono avere un aspetto veramente unico, direi. Did you see all that fog earlier? Oh, qua c'è la doccia e vabbè. Ah, i bagni sono qua. Bene. Living large and humble. Ci sono comunque dei secchi, quindi il principio diciamo che è sempre quello. È sempre lo stesso. Once or twice a week. Gives us more time to chill. Right? Ma che ragionamento è? Tempo per rilassarci, cioè più che altro qua che cosa state facendo, scusa. Vabbè, parlando di procioni, giustamente, qua c'è un generatore, sacchi della spazzatura, madre mia. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, anche se non ho la minima idea di chi siate. Water is kind of rare around here, everything goes into the plantations. Come caspita vivono ste persone? Ma che cade le faccende? Non mi dica che c'ho qualche faccenda da fare. I'm up for some heavy barrel lifting tonight. Andiamo. Yay. Ma tocca a noi? Vabbè, non ho capito. Tocca a noi, non tocca a noi. Qualcuno lo dovrà pur fare. Beviamo il caffè. What? You hear that? I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Ma che cosa? Me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. Siamo in mezzo agli alberi, forse in mezzo alla natura? Cosa vuoi che ci sia qui? Cimici? You mean bugs? Oddio no, le cimici no, per favore. Not in the winter at least. Sean. Sean. Narc, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? When? How? Because Vision shot. They watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. Either. Same here. Plus this was a steady gig. Don't want to hit the road yet. Daniel won't either. Don't puss out if the narc show. Meryl takes care of his peeps. Yeah, he's a major dick. But fair. He always puts us to work every season. Some of us need this shit job. Not the tourists here. Cush get. But not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, pill pushers, all bad.
Io ragazzi sinceramente non ho tanto ben capito di che diavolo si stia parlando. Fanno qualche lavoro, chiamiamolo così, con cui guadagnano dei soldini. Mi sembra di aver capito che si tratta di droga, parla di narcotici, della narcotici, bla bla bla, insomma, quindi l'ambito dovrebbe essere quello lì, roba poco legale, questo è poco ma sicuro, quindi che ne so, non so manco che risposta dare, i delinquenti dovranno sloggiare, non so. È legale nello stato di Washington. Che micchia It's ne legal in so? Washington, and it's worked out okay. It's gonna be legal everywhere, soon anyway. Legal but controlled. By who? The bitches who made it against the law. Yay, freedom. I don't know. Things have to change. Oh, did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no swimming. That lake is toxic, man. Ah sì. Nasty. Incoraggiante, direi. Avevo visto un cartello che diceva lago, però non è di qua. Dove caspita era? Ok, cartello per il lago, si può andare di qua. Direi di vedere Daniel, ragazzi, perché ho voglia di vedere come sta effettivamente. Quindi vabbè, ci siamo messi in qualche affare losco per comunque cercare di What the racimolare qualche fuck, man? soldo, You're ovviamente. awesome. Come on, once again. Yes, I'm the mayor. Holy shit, that was dope. What's up, guys? Morning target practice? Six bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja. Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah, thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously, I've never seen anyone throw like that. Non so se è troppo. No, però c'è. È difficile, ragazzi, adesso questo, eh? È come il rapporto che c'è fra Clementine e AJ in The Walking Dead. Comunque un rapporto tipo genitore-figlio, tra virgolette. Quindi non sai mai come caspita comportarti. Si c'entri davvero? Wow. Finn trained you well. Six bull-sized dude. Yeah, I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? Practice. Yeah, right. Hey, wow. What's up with you two? I should have let you know, but I'm watching him like a hawk. Seriously, much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Yo, Sean, idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. How about a little demo? It was my turn. Come Si è on, lanciato let's sei give the man a volte. chance. Ok, yeah, I'll take a shot. Va bene, non so cosa diavolo serva questa cosa, ma fa niente, dai. Io con la mia mira che mi ritrovo proprio fantastico, eh? Premi LT per provare a fare un tiro più preciso. Ok. Blam! Se non me lo Between the suggerivano, fucking non lo sapevo. eyes. Damn. Oh. Did you guys Sì, escape from some wow, circus? fantastico. That was just luck. Se non Seriously, c'era un that shit was off the chain. coltello. One time Ma che è is tutto luck. questo entusiasmo? Second Dai. time is skill. Sì, So let's vabbè. see. Ok, ci riproviamo subito, guarda. Let's show the kid what's what. Che cazzo? Oh, fuck that! Missed. See? È I stato lui a rule. Sorry, Sean. buttarmelo via. Ma You're che not a ninja. veramente? But Ma you're still cool. Just ask your che brother for help next time. Yeah. What would I do without him? Hey, don't look at me. It's not my fault if you can't throw. Whew. After that workout, I need some more fucking Java. Wait! Don't go yet. It's all good, Daniel. We can practice later. If it's cool with Big Brother. Love you, Sì. man. What now? Pensi che sia divertente? You think that shit is funny? What shit? Stop acting stupid. You're pushing it, Daniel.
You made me, miss. In front of Finn. What if he finds out, huh? What then? I'm not stupid. He won't find out. You don't know that. You're gonna get busted, Inanno. You need to listen to me. Stop calling me that! I'm not a kid anymore! Ecco. Daniel, don't... Why? See? Stop, Daniel. Now! Or what? I said stop, Daniel! Don't grab me! Sean, I'm sorry. I didn't mean to. I'm okay. It's fine. Non ci siamo, raga. I told you. Non ci siamo. Good. But you don't have control over your powers yet. Yeah, but we stopped training since we got here. You'd rather hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job, okay? But you're right. Let's, do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the lake again. Okay. But, Sean, how long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Puerto Lobos, remember? It's gonna take forever. You should try and find Mom. Ecco. Since we have her letter now. Ne abbiamo già parlato. We already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught or looking for her. She's one of the reasons we're out here. That's why we're going down to Mexico. How come I never get to choose? I'm the one with the power. Devo prendermi cura di te. I hear you. It's not fair, but you're my brother. My responsibility. I have to take care of you. I know, but I'm not gonna be a kid forever. Finn treats me like an adult. Ecco. He understands. Cominciamo a fare paragoni. Uh-oh. Big Joe. Huh? Perché adesso sta cosa dell'orologio? Direi chiedigli dell'orologio, ma non capisco. Hey, you don't wear your watch anymore? What? Oh, no, I put this on instead. Ah. Finn gave it to me. Ecco. Pretty cool, huh? Yeah. Sì, sì, pretty certo. Cool. Hey, Daniel, remember what I said. Low profile. Yeah. Sono okay. Io tuo fratello, non Finn, caspita. I don't like me l'ha dato Finn, Finn mi tratta come un adulto. Ah, vabbè, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Allora, questo episodio è iniziato abbastanza... Vabbè, abbiamo giocato pochissimo, Però è iniziato abbastanza con calma. Non so che dire, raga. Per adesso non voglio esprimere pareri. Ditemi i vostri se ne avete. E niente, io direi di aspettare che si sviluppi un po' di più la cosa. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!